Ciao a tutti, oggi vogliamo mostrarvi il nuovo SPB Mobile Shell rilasciato nelle ultime ore ufficialmente anche per Symbian. L'applicazione si presenta con diverse schermate, in questo caso tre, tutte completamente personalizzabili con dei vari widget. I widget disponibili sono veramente numerosi. Noi ne abbiamo già preimpostato qualcuno utilizzando l'orologio digitale, le funzioni wireless per uno switch più facile, i profili del telefono, il meteo, lo vedremo più tardi. Questa, diciamo che i widget sono disponibili in varie versioni, ad esempio il meteo è disponibile sia in questi iconcina sia in widget più ampi. E qui, tornando alla home principale, avremo anche le icone di notifiche telefoniche e delle mail. Ovviamente potremo aggiungere anche dei contatti telefonici oppure delle immagini, cambiare lo sfondo se vogliamo, in maniera molto semplice, con dei file presenti nel telefono oppure con la galleria locale o col catalogo online. Facciamo un cambio veloce, ecco qui, oppure tenendo premuto sullo spazio del desktop, diciamo. E quindi poi qui abbiamo il cestino dove potremo spostare gli elementi che sono già presenti, qui per confermare e qui per aggiungere. Quindi noi andiamo ad aggiungere un contatto. Una volta che andiamo ad aggiungere contatti, ci appare tutta la lista con scrolling cinetico molto liscio e un tastierino alfanumerico con una ricerca a dir poco eccezionale. Ecco qui, aggiunto. Possiamo spostarlo, accettare, tenere premuto e rimuovere. Semplicissimo, niente di più semplice. Andiamo a vedere il meteo. Il meteo noi l'abbiamo impostato su Roma, possiamo visualizzare più giorni con temperature massime e minime. L'applicazione si integra perfettamente con la home di Symbian, che verrà completamente sostituita. Sarà comunque presente il menu del sistema operativo, attivabile con semplice tasto del menu, che noi francamente preferiamo non usare visto il launcher già presente in SPB Mobile Shell, che è veramente performante. Anche in questo caso noi potremo andare a modificare il contenuto rimuovendo o aggiungendo. Potremo accedere nella cartella dei programmi in maniera veramente veloce e semplice, al contrario magari lo stesso sistema operativo, che richiede un po' di tempo quando la cartella è piena di icone. Vedete? Inoltre è possibile accedere al menu SPB, ovvero con delle cartelle ovviamente personalizzabili, alcune ci fanno accedere anche al menu principale con delle animazioni molto carine. Potremmo impostare dei contatti veloci dove verranno visualizzate anche le immagini. Una funzione molto bella di questo SPB Mobile Shell è la funzione del carosello 3D, con degli effetti molto belli, prestazioni elevate. Vedete, con questo carosello noi potremo accedere alle varie schede delle applicazioni, quindi al meteo, al condizioni meteo, all'agenda, all'orario. L'agenda, come potete vedere, visualizza anche, oltre ai contenuti, può andare a visualizzare il meteo per i vari giorni. Il launcher, SPB menu, come abbiamo già visto. Se noi andiamo nelle impostazioni possiamo decidere quali modelli usare, se è professionale o lifestyle.
noi abbiamo scelto entrambi. In più potremmo impostare quante pagine usare nel modello professionale, massimo 3, e quante nella lifestyle, massimo 5. Usando entrambi i modelli potremmo accedere potremmo scambiare tra un modello e l'altro avviando il carosello e quindi scegliere la home professionale o lifestyle. Ecco la professionale che noi abbiamo impostato con una sola pagina ed ecco la lifestyle impostata su 3 pagine. Non manca il supporto landscape, molto veloce, anche se alcuni widget poi vanno a sfasare la loro posizione. Forse è un po' dispersiva questa modalità, anche se è molto bella, molto fluida ancora una volta il carosello, che è visualizzabile anche in vista uniforme per un accesso più rapido ai vari contenuti, così come è possibile visualizzare questa modalità in modalità portrait. Una grandissima applicazione, performante e completa, e che per quanto è stato scritto sul sito di SPB è supportata sia sul Symbian attuale sia sul futuro Symbian che vedremo prossimamente sul nuovo Nokia N8. Per oggi è tutto, grazie. Thank you.